Al maresciallo maggiore, medaglia d'oro al valore civile e alla memoria, Francesco Paolo Vicari, è stata intitolata la nuova sede della compagnia e della stazione carabinieri di Ariano Irpino. Questa mattina alla presenza delle autorità civili, religiose e militari si è tenuta la cerimonia di inaugurazione. Emozionata Antonella Vicari, figlia di Francesco Paolo Vicari, comandante della stazione carabinieri di Montefredane, che fu ucciso il 17 luglio 1975 a Grottogliella. Sicuramente, infatti, adesso che abbiamo scoperto la targa è stato un momento veramente emozionante, mi sono commossa. Ogni volta mi commuovo, sono felicissima, orgogliosa, in famiglia siamo tutti orgogliosi e estremamente felici di questa giornata, di questo onore, soprattutto per mio padre che ha perso la vita e noi abbiamo rinunciato a lui, quindi è un onore veramente. Siamo felicissimi. Che non si dimentica mai chi ha dato la vita per la sicurezza dei cittadini. Nel 75 Vicari veniva purtroppo ucciso durante una colluttazione con un pazzo che sparava all'impazzato, e questo significa che ci sono queste persone, i carabinieri oggi sono come allora, le persone che in prima linea difendono il cittadino anche a costo della loro vita, e di questo dovremmo essere sempre grati. Ma l'arma dei carabinieri annovera tantissimi caduti in servizio in questo territorio, in tutta la Campania, in tutta l'Italia. Anche recentemente abbiamo avuto episodi gravi, luttuosi, perché l'arma dei carabinieri, come dire, è un punto, come dicevo, è un punto di riferimento per i cittadini, e quindi è sempre presente, è sempre attenta ai bisogni e alle esigenze. E i carabinieri, ciascuno, ognuno di loro, non si risparmia mai, è sempre presente ed è pronto ad intervenire. Noi abbiamo grande fiducia in questa presenza, in particolare di Ariano Irpino, è un luogo, è una compagnia molto attiva, molto operativa, molto vivace dal punto di vista investigativo e con grandi professionalità. Quindi per noi il territorio è ben vigilato e presidiato con questa caserma, con il capitano che la comanda, il capitano Marchese, e con tutti gli uomini presenti, chiaramente insieme alle altre forze dell'ordine che sul territorio comunque sono presenti.